Consulenza 2015 oggi chiude i lavori con un convegno in cui si parla dell'evoluzione della figura del promotore finanziario. Lei, alla luce della sua lunga esperienza, che opinione ha su come questa figura è cambiata in questi anni? Sì, questa figura si è evoluta nel tempo, è cambiata e ha davanti a sé, a mio parere, un periodo di ulteriore importante sviluppo. La figura del consulente finanziario, mi piace chiamarlo così e spero che al più presto si possa anche cambiare la denominazione, quindi passare da promotore finanziario a consulente finanziario. Credo che anche in Italia, così come nei paesi da questo punto di vista più evoluti come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, siano una figura centrale al fianco dei risparmiatori, a fianco della famiglia, per la gestione di tutto il ciclo di vita della famiglia. Quindi io vedo francamente un futuro molto positivo. Certamente questo futuro molto positivo deve essere accompagnato sia dalle società, dalle banche, che anche dagli operatori, quindi dagli stessi promotori finanziari, con un processo anche di crescita culturale che possa permettere di essere veramente quella figura di riferimento per l'investitore, per la famiglia. E sempre più insistentemente, anche nei giorni scorsi a Consulenza, si è fatto riferimento alla possibilità per i promotori finanziari di associarsi in studi professionali. Lei è di questo parere e ce l'ho espresso già diverso tempo fa. Quali potrebbero essere i benefici per i promotori circa la possibilità, per l'appunto, di operare in uno studio come fanno già altri professionisti? Sì, diciamo che parliamo di team, no? Un team dove più professionisti possano collaborare insieme per una risoluzione più puntuale delle esigenze del cliente. Ecco, c'è bisogno probabilmente di un quadro normativo che favorisca questo, e sappiamo che è difficile, se ne dibatte, ci vorrà del tempo. Penso però che si possa arrivare, da un punto di vista organizzativo, a formare comunque questi team, quindi al di là di quello che è riferimento normativo che verrà, si possa già organizzare un lavoro dove le varie competenze dei consulenti finanziari, dei promotori finanziari, possano essere messe insieme per risolvere al meglio le esigenze del cliente. Intendo dire che in tutte le professioni esistono queste differenziazioni. Pensiamo allo studio associato di un avvocato: esistono avvocati penalisti, civilisti, amministrativi e così via, e anche da noi esistono delle competenze specifiche. Il promotore finanziario che ha maggiori attitudini alla previdenza, quello che è più bravo sugli aspetti relativi ai mercati finanziari. Ecco, messi insieme anche l'erogazione, i mutui, i finanziamenti, tutta la parte quindi che sta a fianco della vita del cliente, della vita della famiglia o della vita delle aziende, che fino ad ora sono stati un po' trascurati, che invece nel futuro potrebbero dare maggiori risposte appunto ai clienti con specifiche professionalità che nello studio, nel team, a mio parere si esaltano e si completano. E in questi giorni si è parlato anche di MiFID 2, voi come vi state preparando a questa normativa che sarà in pista dai primi giorni del 2017? Ecco, ci siamo intanto cercare di capire esattamente quale sarà il profilo di questa normativa. Bisogna ancora definire una serie di aspetti attuativi della normativa, che saranno delineati meglio nei prossimi mesi. Quindi il quadro di riferimento ci è chiaro, ma poi come noi dovremmo muoverci all'interno di questo dipenderà anche un po' dai vari regolamenti attuativi che ne dovranno derivare nel tempo. Certamente credo che il solco sia tracciato, si va sempre di più, c'è sempre di più una spinta al passare appunto alla consulenza, la consulenza strategica, la consulenza evoluta, che credo sia il futuro del nostro settore e della professione. Infine, quali sono i vostri progetti per questo anno che è appena iniziato e i vostri obiettivi anche? Obiettivi molto ambiziosi. Adesso veniamo da 5 anni di importante crescita, sia in termini di volumi ma anche in crescita in termini di rete. Direi che noi stabilizzeremo, come è stato anche l'anno scorso, il livello della rete intorno ai 1.500-1.600promotori, con una attività un po' di rotazione, nel senso che ormai ci rivolgiamo a figure professionali con profili private, a figure professionali con portafogli più importanti. E in termini di volumi, anche quest'anno noi pensiamo di essere tra le prime società di questo mercato, con delle iniziative volte ad acquisire
nuove fasce di clientela e portafogli importanti dei nostri nuovi potenziali clienti. Grazie allora per queste indicazioni e buon lavoro. Grazie a lei.